Come ho fatto a usare il telefono per far girare il rullo datapad? Semplicissimo, con un nuovo gadget cinese dal nome Sonoff. Sonoff vi permetterà di collegarvi da qualsiasi parte del mondo tramite la rete domestica, il wifi, e abbassare e alzare le tapparelle, le tende, accendere qualsiasi elettrodomestico che abbiate in casa. Io personalmente è 2 mesi che lo uso per alzare e abbassare la clair del garage ed è comodissimo. Come fare a utilizzarlo? Ora ve lo spiegherò. Ci sono svariati modelli di Sonova. Io ne ho comprati due. Ho comprato quello base, pagandolo 3 dollari dalla Cina, ma ho notato che su Amazon costa 6 euro e vi arriva in un giorno con il Prime. Questo modello, come dicevo, è un modello base, ha solo un'entrata e un'uscita e vi permetterà di fare pochissime cose. Io l'ho montato sulle scale di casa mia per accendere e spegnere la luce quando torno la sera. Oggi vorrei parlarvi di questo modello. Questo modello si chiama Sonoff Dual, ha un'entrata e due uscite. Le due uscite servono per alzare e abbassare il motorino. Oggi vi farò vedere come si collega la corrente e come si collega il motore. E poi daremo una rapida occhiata all'applicazione, come si collega e come funziona. Perfetto, ecco, ora ho collegato il cavo che va direttamente alla corrente. Si collega così. Vedete che qui c'è una lettera L, 4N e poi ancora 2 L. Nella prima L, se ci fate caso, c'è scritto input, quindi verrà collegato il cavo marrone che va direttamente alla corrente. Nella prima lettera N va collegato l'altro cavo che sarebbe il neutro, quello blu. Ok, ora ho collegato il motore. Come vedete, il motore è formato da 3 cavi, uno blu, uno nero e uno marrone. Il cavo blu è il neutro e va sempre collegato nell'N. Invece gli altri 2 cavi, che sono il marrone e il nero, vanno collegati nelle L dove c'è scritto output. In questo ultimo video vi farò vedere come funziona l'applicazione. Ok, si fa partire l'applicazione che si chiama EVLink. Poi si schiaccia il bottone blu qua in basso. Si schiaccia per 5 secondi il bottone che c'è sul Sonoff. Poi si mette la password del vostro wifi e si aspetta per massimo 3 minuti che viene collegato il dispositivo. Perfetto, ora che il dispositivo è stato collegato, basta dare un nome. Io lo chiamerò motorino. Dare ok, ecco perfetto, ora si schiaccerà off, press 2 per salire e come si chiama? E press 1 quando si premerà verrà fuori chiaramente on, ecco così adesso si è collegato direttamente al mio wifi di casa.